giunti al termine della ricognizione dell'antico sentiero di Sant'Anna, ormai pronto ad accogliere i pellegrini e chiunque ami salire a questo importante santuario montano. Ci ha accompagnato nel percorso l'amico Gianni Rosso del CAI di Fossano, che è stato il promotore e l'artefice del recupero di tale sentiero. A Gianni chiediamo qual è stato il motivo, la scintilla, che ha fatto scaturire l'idea di ricercare e poi di mettere in sicurezza questo antico tracciato. Come vi ho raccontato, colpa di mia moglie, come sempre. Per cui lei veniva a Sant'Anna in pellegrinaggio magari 5-6 volte all'anno, viene ancora tuttora, ed ero stufo di vederla andare per la strada in mezzo e vedere dall'altra parte che c'erano tracce di quel sentiero, se ne vedevano dei pezzi. Ho detto, ma è possibile che non si riesca a rimettere insieme sto sentiero? E di lì è partita l'idea e ne ho parlato con il precedente rettore Don Panero, l'ho invitato a cena, abbiamo concordato le cose, che lui faceva la domanda e si faceva carico di parte burocratica e cosa, e poi noi abbiamo lavorato. Quanto sono durati i lavori per completarli? Allora, i lavori in tempi sono 4 anni, 5 se contiamo i sopralluoghi, tutta la parte burocratica antecedente, comunque 4 anni di lavoro. Chi è che ha collaborato per completare questo lavoro del sentiero? Allora, ci siamo avvalsi della generosità, della disponibilità della Fondazione Sordella di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ci hanno dato, sostenuto finanziariamente, e poi dell'opera dei volontari. Volontari che sono la maggior parte del CAI? Sono soci del CAI di Fossano, o alcuni anche non soci, gente che ha voglia di lavorare, che è venuta a lavorare così, anche per amicizia, ecco, tutta quanta amicizia. Ok, grazie Gianni. Figurati.